Pescatori! Ultima pescata 2023, ma proprio ultima perché siamo proprio agli sgoccioli. Allora, quest'anno è stato un anno difficilissimo. Personalmente sono andato a pescare poco, ma personalmente mi ha fatto molto piacere aver conosciuto diversi di voi. E per questo vi ringrazio tanto per avermi seguito, per essere stati con me, per avermi supportato. E se avete voglia di seguirmi ancora nelle nuove avventure del 2024, ben volentieri. Speriamo vada meglio. Adesso io sono in pesca con due canne, con un long rovesciato e un trave a due anni da 1,20 m. È uscita un'oratella, però niente di esorbitante. Adesso vediamo, facciamo il calasole, io e la mia mogliera, facciamo il calasole, arriviamo là a cavallo delle 11, 11 e mezza, poi tiriamo un po' di righetta. Nel frattempo vi saluto tutti quanti, vi auguro buone festività e ci rivediamo prestissimo, nel caso che, insomma, eventualmente ci riaggiorniamo fra poco o a breve. Per adesso grazie ancora, ragazzi. A dopo. Piccolissima sbigolina che adesso rilasciamo al volo sull'americano e sull'amo alto. Adesso la slamiamo delicatamente e la liberiamo subitissimo. Portaci la mamma! Portaci la mamma! Questa tipologia di pescata, dove vedremo dopo, ci siamo spostati perché le alghe non erano più, come posso dire, accettabili. La quantità di alghe era veramente improponibile, quindi ci siamo spostati circa 100 metri alla destra del canale. Quindi noi praticamente abbiamo pescato posizionati su un canalone dove le nostre montature le abbiamo lanciate alla destra sulla punta e alla sinistra sull'altra, diciamo, sponda del canale, per intenderci, per vedere, insomma, qualche pesce è uscito, ma poi sono arrivate le alghe, perché vi ricordo che comunque nei canaloni è il primo punto, almeno dalle mie esperienze, è il primo punto dove si raccolgono tutte le alghe, ok? E infatti non è mancato molto e ci siamo dovuti spostare. Quindi, dicevamo, le montature utilizzate, come molti di voi mi seguono e spero sappiano, insomma, comunque chi mi segue lo sa, io tendo ad utilizzare la stessa montatura in diverse configurazioni. Ecco, questo è un particolare che delle volte vi fa risparmiare tempo e vi fa cambiare configurazione al volo, proprio così, in tempi brevissimi. E infatti il trave utilizzato è lo stesso per questa tipologia di pescata, ed è un trave da due braccioli da circa 1,30 m. La particolarità di questo trave, ok, si può configurare in diverse tipologie. Cosa voglio dire con questo? Magari molti di voi non lo sanno e magari molti in rete non lo dicono neanche, ma lo stesso trave, e adesso vi faccio vedere, lo stesso trave si può sfruttare nello stesso modo in almeno due configurazioni diverse. Allora, questo qui è un trave normalissimo, questo è l'attacco della girella alta dove ci mettiamo il nostro shock leader, prima girella con un attacco rapido, seconda girella, ok, e uno spezzone di filo pari alla lunghezza, come posso dire, tra una girella e quell'altra, ok. Questa qui
io non faccio altro che girarla, e chi mi segue lo sa che io faccio così, la giro in funzione di quello che poi trovo nella condizione del mare, no? In questo caso praticamente io ho utilizzato questo trave mettendo il piombo sul lato dove non c'è la girella, quindi sul moschettone, sulla girella alta. E quindi che cosa succede? Che questo si trasforma in un paternoster, si trasforma in un long rovesciato, perché questo è 1,30 m, ok? È 1,30 m questo spezzone di trave qui, tra una girella e il moschettone del piombo, e tra una girella e quell'altra c'è un altro 1,30 m, ok? Guardate qui che padellona, bella questa qui, eh? Non rende neanche l'idea, ma adesso ve la faccio vedere bene. Ma che bella padellina, guarda qui, bella, questa è proprio meravigliosa, bellissima, bella. Ne abbiamo preso un'altra un po' più piccolina, però va bene, però questa è una bella rotina, dai, sul mezzo chilo, anche se è. Va bene. Questa è l'oratina che abbiamo preso, veloce, ci siamo spostati di un centinaio di metri perché le alghe non ci facevano pescare assolutamente. E come ci siamo spostati è uscita questa bambina qui, quindi buon segno, vuol dire che ci siamo spostati nel posto giusto. Ecco. Adesso vediamo come procede, se prendiamo altre prede in questo punto dove ci siamo spostati. Ci aggiorniamo dopo. Dopo 10 minuti incannata questa oratella che adesso slamiamo, vai! La coppiolina di bestioline che rilasciamo subito perché sono piccoline, sono queste, però bella soddisfazione, dai! Ancora ragazzi, questa la rilasciamo anche questa, è già la terza o la quarta, eh! Però tutte così piccoline, vabbè, meglio, a dopo! Trasformato in questa configurazione questo trave, aggiungiamo il doppio di un bracciolo, cioè cosa voglio dire? Io ci metto un bracciolo di 2 metri, ok? Infatti guardate quanto è lungo questo bracciolo qui, questo. E praticamente il bracciolo mi va a lavorare in corrente, quindi l'attacco è alto a 1,30 m dal piombo, ok? Perché il trave dal piombo alla girella è 1,30 m, ma il bracciolo è 2 metri, quindi lui si stende molto molto bene in corrente, in presenza di corrente. Noi ci siamo spostati perché comunque le alghe non ci hanno più permesso di pescare, e spostandoci ci siamo messi su una punta, ok, su una secca, e con presenza sì di alghe, ma accettabile, e le alghe ci vogliono sempre, quando troviamo mare mosso, se ci sono alghe dobbiamo restare a pescare, perché dove c'è l'alga c'è il pesce, ok? Ma trasformato così questo trave diventa come fosse un long rovesciato, con la differenza che il bracciolo mi si stende molto in corrente, soprattutto se in presenza di corrente forte, ok? E questa è una tipologia di trave, cioè diciamo di configurazione. L'altra configurazione che ho utilizzato in questa pescata è lo stesso identico trave girato, quindi il piombo l'ho messo qui collegato con un moschettone e il primo snodo l'ho trasformato in un amo pescatore, ok? Corto, perché poi dopo è da vedere in funzione della corrente, in quanto corrente c'è. E quindi il primo bracciolo l'ho tenuto circa 80 cm ed abbiamo visto che abbiamo preso la coppiola di oratella spigolotta, e la parte di sopra con un bracciolo di 1,30 m. E niente, questa è la configurazione
della montatura che ho utilizzato, la stessa con le due configurazioni diverse, ma quella che ha reso di più è stata proprio quella rovesciata, quindi senza amo pescatore, con il primo snodo a 1,30 m e il bracciolo lungo 2 metri, steso in corrente. Questa è la montatura, la configurazione che ha reso l'80% della pescata. Se poi vi interessa, magari facciamo un tutorial e vi faccio vedere come costruisco questo tipo di trave. Molto molto pratico, molto molto efficace, perché vi garantisco che io più della metà delle mie pescate che faccio è con un trave del genere. Poi dipende se con mare mosso, se con mare calmo, per distanza, poi in base a questo va trasformato e va anche il trave va fatto in tipologie diverse. Però se vi interessa scrivetelo nei commenti e volentieri ci confrontiamo e vi faccio vedere come faccio il montaggio. La serata finisce qui, non so che ore sono, penso mezzanotte più o meno. Le catture sono state, aspetta un po' che vediamo se riesco a farvele vedere, queste, oddio, non sono state queste solo, perché tutte le altre le abbiamo liberate, tutte le spigoline, le oratelline piccole e quant'altro. E con questo io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro ancora una volta buon 2024, che sia un anno meglio del 2023 sotto certi aspetti, magari per qualcuno è stato anche buono il 2023, diciamo che secondo me si può fare meglio, ecco. E tanti augurissimi ancora ragazzi e niente, buon 2024 ancora. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e grazie a tutti quelli che hanno continuato a seguirmi, che sono rimasti con me, ancora una volta continuo a ripeterlo perché non smetterò mai di ringraziarvi, ok? Ragazzi, buonanotte e alla prossima, ciao!